Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima sezione in diretta live del Festival della Statistica e della Demografia di Treviso. Il nome di questa sezione è un nome che ha una forte connotazione tecnologica. Parliamo infatti di piattaforme abilitanti per una trasformazione 4.0 sostenibile. Il punto di partenza è ovvio, i dati sono la chiave per la conoscenza e per i processi decisionali. Noi vogliamo che i dati aiutino ad incrementare la conoscenza e siano la base di processi decisionali più consapevoli e più accurati. Per fare questo abbiamo bisogno di una materia prima. La materia prima sono i dati. I dati, come sapete, negli ultimi anni, decenni, sono incrementati come disponibilità e come complessità in modo esponenziale. Tuttavia abbiamo bisogno di tecnologie e soluzioni organizzative che ci consentono di, appunto, sistematizzare ed acquisire questi dati in modo ordinato al fine di renderli fruibili a tutti. Le piattaforme abilitanti avranno un ruolo pertanto centrale nel mondo che verrà, perché saranno le nuove ruspe, il nuovo, diciamo, modo di acquisire i dati in modo sempre più veloce, sempre più efficace e sempre più ampio. Ne parliamo oggi fondamentalmente con i principali esperti sia nell'ambito PA che nell'ambito delle società specializzate nella gestione dati e nell'analisi statistica. Ne parliamo in particolare con Stefano Tomasini dell'INAIL, Vincenzo Caridi dell'INPS, Massimo Fedeli dell'Istat, il collega, e la dottoressa Mirella Cerruti. Allora, Tomasini, Caridi e Fedeli sono, diciamo, uso una vecchia terminologia, i direttori dell'informatica, quindi diciamo quelli che detengono la capacità di calcolo delle nostre istituzioni, mentre la dottoressa Cerruti è l'amministratore delegato di SAS Italia. Quindi persone autorevoli sia da un punto di vista scientifico, da un punto di vista tecnologico, ma soprattutto persone che, diciamo, hanno le mani in pasta e che quindi in qualche modo governano i flussi di dati. Ecco, io comincio con una rapidissima premessa che fondamentalmente si basa su questo presupposto. Fondamentalmente il tema è ampio, è un tema che è trasversale ad altri temi come quello della digitalizzazione della PA e tocca aspetti di carattere metodologico, organizzativo. Ora, l'organizzazione di questa sezione, d'accordo con i relatori, verte su due aree, due grandi temi. Il primo è un tema assolutamente generale. Fondamentalmente l'utilizzo delle piattaforme abilitanti si inquadra in un contesto più ampio, il grosso processo di trasformazione digitale che è in atto nella PA. In qualche modo Covid ci ha spinto ad una digitalizzazione forzata, ora è il momento di consolidare e di rendere fondamentalmente più persistenti tutti questi vantaggi. La domanda, la provocazione nello stile di questo festival è: ma stiamo parlando di una mera rivoluzione tecnologica o stiamo parlando di un cambiamento organizzativo profondo? Il fatto che le piattaforme abilitanti in qualche modo avvicinino tramite la tecnologia le esigenze informative della pubblica amministrazione o delle imprese private al mondo dei cittadini e delle imprese è un fenomeno naturale o richiede uno sforzo aggiuntivo? Quindi la prima sfida, la prima provocazione rivolta non a caso ai direttori IT di questa funzione: ma siamo sicuri che per utilizzare le piattaforme abilitanti come le nuove ruspe per scavare i dati basti solamente la ruspa, invece non bisogna fare un cambiamento dell'organizzazione e della cultura aziendale? Lascio la parola ai miei colleghi. La sezione viene organizzata con un giro di tavolo. Iniziamo con Vincenzo Caridi di INPS. Bene, grazie davvero anche di questo invito per questo festival molto importante. Devo dire che la domanda è fortemente attuale. L'INPS, come sapete, è un grande ente previdenziale, il più grande ente previdenziale italiano, e ha una lunga storia, e nonostante la lunga storia dell'INPS ci è voluta una pandemia, come diceva il collega, per comprendere forse appieno tra la nostra percezione del servizio che noi eroghiamo e le aspettative dell'utente. L'INPS ha una storia, diciamo, informatica molto, molto lunga, molto stratificata, eppure la pandemia ci ha fatto capire davvero, diciamo, il gap esistente tra, come dicevo appunto, l'esperienza dei servizi erogati che ha sparigliato veramente gli schemi, avvicinando loro malgrado i cittadini che mai si erano prima avvicinati all'istituto o si erano affacciati ai nostri servizi. E quindi abbiamo dovuto
al di là del discorso di mettere in smart working tutto il personale e farlo lavorare da remoto, ma per quanto riguarda gli utenti, subito il problema degli accessi. Non tutti avevano il nostro PIN, quindi c'è stato un problema dietro l'altro, anche perché magari il nostro PIN, come sapete, ha una modalità di rilascio che prevede due stadi, uno addirittura con un problema con il recapito postale. Durante il lockdown potete capire che il recapito postale, diciamo, come cosa poteva accadere. Diciamo che molto spesso si pensa che l'organizzazione ha senso in un mondo reale. Ecco, la pandemia ha dimostrato, diciamo, che il mondo digitale non è solo auto-ottimizzante, per così dire. Quando si ha a che fare con milioni di utenti, trovare una organizzazione diversa. IMSS, racconto, diciamo, brevemente che cosa ci ha spinto, diciamo, con la pandemia a ragionare in maniera diversa. L'IMSS sta varando un piano ICT molto sfidante, molto complesso, direi, e si propone davvero di fare un cambio di paradigma che non è solo tecnologico, come diceva il collega, ma anche organizzativo e culturale dell'ICT e del servizio in generale dell'istituto. E questo si sostanzia, diciamo, questo cambio di paradigma non soltanto in un modello di servizi nuove amministrazioni, ma si sostanzia proprio, diciamo, in un approccio culturale completamente diverso, incentrato sui principi della proattività, della customer experience, del data driven, sulla scalabilità, e abbiamo costruito un modello attender, un modello target, l'abbiamo chiamato, costituito da sei layer, da sei strati che vanno dai servizi all'interoperabilità, dalle piattaforme, ai dati, all'infrastruttura, alla sicurezza. E come potete immaginare, molti di questi layer di cui si compone questo modello nuovo del piano ICT impattano sul tema dei dati e sulle componenti tecnologiche utilizzate per il loro trattamento. Quindi c'è un ripensamento nell'istituto proprio di fare in modo che i dati siano davvero il patrimonio dell'istituto, il patrimonio informativo dell'istituto a disposizione di tutti i nostri stakeholders. Non si sente. No, scusate, avevo eliminato l'audio appunto per migliorare l'audio del collega relatore. Adesso passiamo la parola al dottor Stefano Tomasini, che non so se ci ha raggiunto, c'era un problema tecnico. Sì, Stefano Tomasini è in attesa di essere autorizzato a entrare, intanto magari posso iniziare io. Ok, Massimo Stefano. Certamente. Quindi a me fa molto piacere oggi ritrovarmi in questo tavola rotonda, perché comunque ci sono dei colleghi con cui condividiamo quotidianamente queste problematiche, problemi sia della pubblica amministrazione che del mercato, con cui c'è una grande sinergia. Allora, il tema delle piattaforme è un tema centrale in questo momento. Abbiamo fatto grandi investimenti un po' tutti negli ultimi anni dal punto di vista organizzativo. C'è da intervenire ancora su questo tema dell'organizzazione, ma in questo momento la grossa sfida che deve affrontare la pubblica amministrazione è proprio quella di creare delle piattaforme e delle sinergie nell'ambito anche del pubblico e tra pubblico e privato, proprio in grado di dare e restituire valore ognuno chiaramente per il proprio ambito. Nel caso dell'Istat, chiaramente dare valore, restituire valore significa dare un'informazione statistica all'avanguardia, che è al passo con i tempi, in grado anche, l'abbiamo sentito anche nell'introduzione del nostro presidente, cioè dare dei dati e delle informazioni che sono in grado in qualche modo di guidare anche delle decisioni, no? E dare anche informazioni che fanno capire qual è lo stato anche del nostro paese. Quindi ognuno di noi ha, diciamo, un compito istituzionale importantissimo. Le piattaforme in questo momento sono frutto comunque di un lavoro che parte da lontano. Nel caso dell'istituto c'è stata, come noto, una grande riorganizzazione, la modernizzazione del 2016, che ha portato alla ristrutturazione del nostro istituto come oggi,
c'è stato un ulteriore intervento migliorativo e qualificante nel 2019. I grandi assi su cui ci muoviamo noi sono delle collaborazioni importantissime tra il settore appunto di produzione statistica, quindi i nostri tematici, le persone che poi conoscono i tematismi e le informazioni. Il collega Stefano Menghinello comunque rappresenta una direzione cruciale all'interno dell'istituto, che è quella che appunto cura tutta la parte della raccolta dei dati, delle informazioni, l'impostazione dell'indagine. C'è la componente metodologica, quindi, e c'è la componente chiaramente tecnologica. Quindi tutta la combinazione di queste componenti porta poi alla creazione di queste piattaforme. Noi stiamo investendo appunto sulla creazione di piattaforme solide che poi possono essere messe a disposizione. C'è tutto il tema di fondo che riguarda i poli strategici nazionali nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, e quindi creare delle piattaforme di questo tipo consente anche di poter poi restituire ad altre amministrazioni delle piattaforme in grado di aiutarli, abilitarli nella esecuzione poi delle attività che devono svolgere. Questo poi è un elemento fondamentale proprio perché in questi giorni si sta parlando appunto del tema del recovery fund, in cui si vuole spingere molto sulla parte di digitalizzazione, sulla parte di creazione appunto di un'Italia nuova, un'Italia in grado di cavalcare quest'onda digitale, no? Lo stiamo dicendo da tempo nell'ambito IT, ma è un discorso che pervade un po' tutti gli ambiti. Quindi avere la capacità in questo momento anche di coordinarci come sistema paese per poter cogliere questa occasione importantissima e unica, diciamo, per trasformare poi quello che è stato un grande problema, no? La pandemia, in un'opportunità di cambiamenti, un'opportunità di crescita, e quindi creare queste piattaforme era un po' un tema, la creazione di queste piattaforme era un po' un tema che noi volevamo sottolineare nell'ambito di questa tavola rotonda. Grazie Massimo per questo intervento. Passo la parola alla dottoressa Cerruti. Dottoressa Cerruti, il microfono. Mi sentite? Buongiorno a tutti, volevo innanzitutto ringraziare per l'invito a questo evento importantissimo e soprattutto per avere l'occasione di poter discutere con voi, sia a livello di pubbliche amministrazioni, ma soprattutto anche dal punto di vista dell'integrazione tra pubblico e privato, che cosa possiamo portare e cosa possiamo fare insieme. Noi stiamo mettendo a disposizione, ovviamente, citavamo prima il dato, quindi stiamo mettendo a disposizione le piattaforme per poter creare e distribuire e usufruire dei dati. Oggi siamo invasi da dati, come dicevate prima giustamente, dottor Caridi e dottor Fedeli. Oggi siamo invasi da dati e abbiamo bisogno sempre di più di avere una sinergia tra dati messi a disposizione dal pubblico e dati che possono anche venire a essere utilizzati anche dal privato. È importante quindi creare delle piattaforme solide che siano in grado di integrare anche gli open source, e questo non lo facciamo con alcuni di voi da tanti anni. Citavamo che non è un percorso che è partito ieri, ovviamente la pandemia ha accelerato certi tipi di, diciamo così, di strumenti, di utilizzo di strumenti e di agevolazioni, ma questo percorso è partito qualche anno fa, cominciando dagli open data che sono stati messi a disposizione nei vari formati. Quindi avere la possibilità di creare e di mettere a disposizione i prodotti di open data per tutti gli stakeholder, come dicevate prima voi, piuttosto che informare diversi, così come il formato SDMX, che è il formato che riguarda proprio. Questo noi con voi lo facciamo da tanti anni e soprattutto internazionale che a livello internazionale. Infatti volevo anche portarvi degli esempi, un esempio che mi è piaciuto molto, che è stato fatto in Olanda, dove abbiamo lavorato proprio a contatto con il mondo del Ciao, con i ministeri dell'ambiente, il ministero dell'economia, piuttosto che altri ministeri, per poter creare insieme a dei fornitori di sensori,
a noi come fornitore di piattaforma, sia per la gestione, la governance del dato, che per l'analisi del dato, per poter creare un sistema che ovviamente per loro è fondamentale, di controllo delle dighe. Perché sapete che l'Olanda è un paese che si basa, che ha una struttura molto particolare, nel senso che hanno le dighe che permettono di avere il 26% del suolo, che sarebbe sotto il livello del mare, di poterlo utilizzare, quindi di poter vivere anche su questa parte. Quindi per loro diventa fondamentale. Vi voglio portare questo esempio perché lo ritengo molto interessante. Perché? Perché un'esperienza congiunta a livello proprio di pubblico e privato ha creato un sistema che è usufruibile anche dal cittadino. Qui rientriamo anche nell'ottica della citizen experience, customer experience, che dicevamo prima, per vedere come oggi loro fanno manutenzione, bloccano le strade, quindi hanno tutto un sistema di monitoraggio che permette al cittadino di essere sempre online e di sapere cosa avviene a livello nazionale. Quindi questo è uno degli esempi che volevo portarvi per dare proprio l'evidenza di come, mettendosi insieme tutti gli stakeholder, sia del mondo privato che del mondo pubblico, possiamo creare delle soluzioni innovative per i cittadini, mettere a disposizione loro degli strumenti che oggi non hanno. Come diceva prima il dottor Caridi di IMSA, avete avuto delle richieste dovute alla pandemia molto interessanti, oggi dobbiamo rispondere in un certo modo e siamo in grado di farlo. Questo volevo darvi come esempio. Ovviamente poi magari nel secondo giro ne parleremo, sono d'accordo con voi ed è d'accordissimo che non è solo un cambiamento tecnologico, è un cambiamento culturale e organizzativo, culturale e soprattutto di competenze. Perfetto, diciamo ci ha raggiunto il dottor Tomasini, visti anche i tempi un po' ridotti di questa sezione, io propongo un ingresso al secondo giro, senza penalità, quindi entra tranquillamente al secondo giro. Ringrazio tutti anche per aver, diciamo, introdotto i temi del secondo giro. Quindi il primo giro è stato un po' più un quadro generale, no, della digitalizzazione, del cambiamento organizzativo necessario. Ora entriamo su temi un po' più rilevanti da un punto di vista statistico. Quindi fondamentalmente le piattaforme abilitanti consentono di, diciamo, organizzare e strutturare, diciamo, una mole ampia di dati. Questo tuttavia ha in sé un pericolo, e in questo continua a essere provocatorio, è quello che noi riusciamo tramite le piattaforme abilitanti a mettere a disposizione tantissimi dati. Non vorrei che questo però diventi il paradiso dei cosiddetti smanettoni, cioè fondamentalmente noi riusciamo appunto a creare strutture dati complesse, integrate e tra loro coerenti, poi c'è un problema di capacità analitica. Quindi la mia seconda provocazione, ne ho anche un'altra, è fondamentalmente attenzione, che è importante poi anche non solo mettere a disposizione e organizzare le basi di dati, ma anche dare gli strumenti, perché noi abbiamo davanti una platea altamente qualificata di professori universitari, analisti, persone che comunque vivono con i dati e non vedono l'ora di, diciamo, usufruire di questi dati. Ovviamente ci sono policy maker, persone anche a livello territoriale, locale, che hanno meno capacità, ma non è che hanno un minor bisogno dei dati. Quindi attenzione, secondo me, a non far sì che questa sia una rivoluzione incompleta. Bisogna saper arrivare veramente alle esigenze. Quindi la mia prima domanda è: state maturando anche soluzioni di carattere analitico? Cioè, la messa a disposizione dei dati è contestuale alla messa a disposizione di anche una strumentazione che non è, diciamo, complessa e di alto livello, ma che fondamentalmente consente una, diciamo, una fruibilità rapida di questi dati, semplice, vicina alle competenze degli utilizzatori. Seconda provocazione è quella invece connessa alle competenze, che un po' si riconnette con il discorso precedente. Stiamo parlando esclusivamente di una rivoluzione tecnologica, e quindi le figure che possono guidare, che possono assecondare, anzi garantire nella pubblica amministrazione e nelle imprese questa svolta digitale attraverso queste piattaforme abilitanti, sono figure esclusivamente tecnologiche, o abbiamo bisogno di una cultura diversa, di competenze, diciamo, trasversali? Purtroppo la PA, diciamo, è sempre stata organizzata per silos, sia a livello organizzativo ma anche appunto di competenze. Mi chiedo se l'effetto dirompente delle piattaforme digitali non richieda anche quella cross specialization, cioè creare competenze che sanno coniugare aspetti giuridici, aspetti tecnologici e aspetti organizzativi. I silos non sono solamente fisici, ma sono anche mentali, quindi è importante rilanciare, questo è un grosso tema
anche connesso con Recovery Fund, rilanciare una formazione, un sistema di competenze universitarie, riformare il personale nelle PA e nelle aziende ha età diverse, ha storie e a livelli educativi diversi, quindi come diciamo rendere questo progetto più efficace e non divisivo? Questo è il secondo giro, domande a mio avviso molto provocatorie, e a questo punto io farei intervenire, comincerei dalla fine, quindi fondamentalmente chiederei di intervenire a Stefano Tomasini su questo tema. Se vuole aggiungere altre cose ovviamente è libero. Ok, grazie. Buongiorno, mi scuso purtroppo per il ritardo. Credo che appunto siano stati toccati comunque i temi legati alla valorizzazione dei dati all'interno delle organizzazioni. Questo porta con sé aspetti, come diceva appunto lei prima, di carattere tecnologico senza dubbio, perché la tecnologia in qualche modo oggi ci, poi con un qualche esempio vi daremo qualche evidenza, ci consente di fare analisi che prima appunto necessitavano di tempi e anche una complessità maggiore, e la necessità appunto di interventi di carattere organizzativo. E porto un pochino, per rispondere alla domanda a cui che faceva prima, legato al tema di come le organizzazioni possono sfruttare e valorizzare il proprio patrimonio informativo attraverso l'integrazione tra competenze diverse. In INAIL lo scorso anno abbiamo avviato la revisione della tariffa, che ha una ciclicità più o meno ventennale, quindi ogni 20 anni viene avviato un processo di revisione organizzativa. Il gruppo di lavoro che ha lavorato sostanzialmente per un anno per la revisione della tariffa è stato dotato di nuovi strumenti che hanno reso molto più efficiente e veloce l'estrazione delle basi dati. Parlavamo di circa una serie di 5 anni di dati sui premi e sugli infortuni, e una revisione del nomenclatore, cioè sostanzialmente di tutte le lavorazioni che sono perché erano presenti nelle basi dati dell'INAIL, circa 750, quindi con una revisione adeguando al nuovo ciclo, ai nuovi cicli produttivi delle aziende, e con una integrazione di competenze diversificata, quindi esperti appunto di processi produttivi, esperti di statistica, esperti dell'IT, esperti del business. Cioè, queste quattro aree di competenza hanno generato appunto un risultato particolarmente interessante sotto il profilo sia della evoluzione degli strumenti, perché chiaramente c'è stata la possibilità di far crescere questi strumenti in maniera coerente con quelle che erano le aspettative appunto dei nostri e poi degli utenti dell'IT, e dall'altra appunto di poter introdurre anche metodologie nuove di what if analysis, proprio finalizzate a poter implementare la nuova tariffa secondo appunto una serie di variabili che sono state nel tempo introdotte e parametrate. Il tema degli strumenti, io credo che appunto poi l'aspetto tecnologico sia da questo punto di vista secondario. Quello che ritengo essenziale, che per noi è stato su questo come su altri progetti di grandi dimensioni, anche in questa fase della pandemia, il tema dei dati è stato centrale, se vogliamo, proprio per raccogliere quelle informazioni che arrivavano dal territorio, dal mondo sanitario, dalle nostre strutture, proprio per cercare di andare a mettere insieme gli elementi necessari per la costituzione delle linee guida che poi sono state pubblicate dal Comitato Tecnico Scientifico. Ripeto, la tecnologia oggi ci affianca, è molto più flessibile, molto più semplice ed accessibile rispetto a prima. La difficoltà è quella di riuscire a
rompere gli argini che le diverse competenze che si generano all'interno delle organizzazioni possono generare. Questo riguarda quindi non solo il sistema, l'ecosistema all'interno di un'organizzazione, ma anche tra organizzazioni diverse. Credo che voi, che l'Istat oggi abbia, nel organizzare questo incontro, abbia individuato comunque, oltre a Istat stesso, due soggetti che in qualche modo possono dare, diciamo, il via o comunque una grossa spinta ad un percorso di condivisione di dati e di esperienze e di competenze a livello nazionale. IMSS ed INAIL hanno un patrimonio informativo elevatissimo e credo che appunto avviare collaborazioni sullo scambio dei dati, sullo scambio delle esperienze abiliti anche un percorso di digitalizzazione delle PA stesse. Quindi sotto questo profilo i dati diventano un acceleratore di processi di trasformazione delle pubbliche amministrazioni che possono appunto o in qualche modo prefigurare anche scenari diversi anche appunto proprio partendo dall'analisi, dallo scambio dei dati tra organizzazioni diverse. E poi ecco, soltanto per fare qualche brevissimo cenno e poi chiudo perché credo che il tempo sia per me ormai finito, dal mondo dei dati, noi nel piano triennale 2020-2022 abbiamo inserito in continuità con i precedenti piani un programma dedicato alla valorizzazione del patrimonio informativo e anche questo finalizzato proprio all'integrazione tra competenze diverse all'interno della nostra organizzazione, quindi dal mondo degli statistici barra attuari, del mondo del business e il mondo dell'IT, quindi con un focus sui temi dell'efficientamento dei processi, sulla misurazione della qualità dei servizi che eroghiamo nei confronti dell'utenza e il miglioramento appunto della customer experience. Questo tutto in un'ottica di data-driven organization, quindi finalizzata al miglioramento del servizio attraverso l'analisi dei dati. Quindi anche la opportuna focalizzazione sul dataset, su dati specifici che chiaramente ci consente di individuare quali sono i percorsi di miglioramento che sui diversi ambiti appunto stiamo cercando di percorrere. Grazie, ringrazio il dottor Tomasini che a mio avviso ha recuperato egregiamente entrambe le sezioni e poi noto anche nel linguaggio, nello stile comunicativo, molta vicinanza all'istituto, quindi anche insomma, diciamo, tutto sommato queste tre organizzazioni hanno anche insomma una cultura comune, questo secondo me aiuterà poi diciamo successive evoluzioni. Adesso continuiamo il giro col dottor Caridi. Provo a rispondere alle due domande che facevi. Lo dicevo prima, è innegabile insomma che il tesoro dell'INPS è costituito essenzialmente dal nostro patrimonio informativo, anzi direi il tesoro del paese insomma è costituito dal patrimonio informativo e dalle nostre banche dati. Le banche dati che nel tempo si sono stratificate e che forse diciamo erano e sono ancora tuttora diciamo a silos, ma come accennavo prima il piano informatico che è stato varato recentemente ha proprio l'obiettivo, uno degli obiettivi è quello di fare pulizia sulle nostre banche dati. Se un tempo diciamo, la missione dell'INPS poteva ritenersi assolta soltanto diciamo, con la prestazione della pensione, no? Ci occupavamo, eroghiamo un servizio, lo eroghiamo perché? Perché abbiamo un applicativo. Ecco, questo non basta più avere un applicativo per erogare diciamo, un servizio e quindi l'istituto sta spostando il baricentro su servizi, su prestazioni dinamiche dove le informazioni non sono stabili ma sono dinamiche in costante aggiornamento come per esempio è successo per la questione degli ammortizzatori sociali e se il core business diciamo, dell'istituto diviene dinamico allora il valore dei dati
ha un ruolo ancora più strategico, io dico anche duale. Da un lato occorre quindi avere una capacità di afflusso dati tale da garantire informazioni costantemente in linea con le esigenze del business, dall'altro questa continua espansione delle informazioni disponibili impone un'adeguata governance del dato per mettere a sistema tutto questo patrimonio informativo. E il tema, diciamo, della complessità dei dati dell'INPS in termini di varietà, in termini di volume, di significato, di correlazione, anche di frammentazione nei luoghi, come dicevo prima, in cui sono memorizzati, nel modello target di cui dicevo prima, noi lo vogliamo indirizzare dalla componente del data lake, che naturalmente non sostituisce le basi dati delle singole applicazioni, ma col data lake noi vogliamo che sia responsabile nel fornire il contenitore tecnologico per implementare, attraverso anche l'impiego di algoritmi di intelligenza artificiale, progetti innovativi già previsti nel piano di business intelligence, di data analytics, realizzando insomma quel punto della verità, quella sorgente di dati unici che permette poi interventi di data governance, fornendo anche un supporto per la creazione e la pubblicazione degli open data dell'istituto. Ecco, questo è l'obiettivo. L'obiettivo, come diceva anche Tommasini, anche per IMSS, è diventare una data-driven company, insomma, capace di realizzare dei modelli di servizio anche interagendo in interoperabilità con le altre pubbliche amministrazioni. Diciamo che a questo ruolo, diciamo, sempre più strategico del dato, penso che il dato anche assume, diciamo, un ruolo strategico nelle decisioni politiche, no? Le grandi riforme devono partire per forza dai dati. Da qui lo sviluppo che ci sarà sempre di più nell'ICT dell'istituto, con i temi legati non più soltanto una tradizionale visione in ottica di data warehousing, ma per approdare, come dicevo prima, i concetti di data lake e open data. Quanto, diciamo, alle competenze, la seconda domanda, brevemente, naturalmente le aspettative dell'utenza penso che si sono davvero alzate, anche direi grazie alla rapida evoluzione dei servizi del settore privato, quindi, diciamo, la pubblica amministrazione, ecco, se si apre si deve aprire anche nel confronto soprattutto concreto con il privato, no? Se sappiamo, solo per fare un esempio, no? chi ha effettuato un preventivo per un'assicurazione online sa bene che, indipendentemente dalla compagnia, l'inserimento della semplice targa del veicolo scatena un precaricamento di dati con tutta la assicurativa del guidatore, no? E questo risultato è stato possibile grazie alle sinergie che si sono sviluppate, diciamo, all'interno delle aziende e delle amministrazioni, e questo viene percepito dall'utente come un plus che di fatto anche scoraggia, se vogliamo, comportamenti elusivi e fraudolenti. Ecco, nel caso di patrimonio informativo dell'istituto la situazione è la medesima. Occorre accanto alle tecnologie investire, diciamo, sulle persone. E al di là, diciamo, della tematica del turnover, che naturalmente avvertito da tutte le pubbliche amministrazioni, il problema cruciale davvero è quello delle skill quando si va ad approcciare a un discorso di nuovi paradigmi dell'IT, dove occorre inserire modalità di lavoro di nuove, agile, con metodologie di DevOps, e quindi con accanto ai processi tradizionali, proprio, diciamo, delle skill informatiche, occorrono, diciamo, trovare, reperire sul mercato figure altamente specialistiche per fare questo tipo di attività, in modo da cercare di consolidare e soprattutto rendere il patrimonio informativo dell'istituto un valore, una risorsa per il paese. Ok, molte grazie. Adesso proseguiamo con Massimo.
Sì, grazie. Anche degli interventi che mi hanno preceduto, perché devo dire che ci troviamo veramente in linea, no? In sintonia anche per impostazione, per linguaggio. L'istituto chiaramente ha al proprio interno la propria mission, quella quindi nel proprio DNA, proprio la organizzazione del dato, la valorizzazione del dato, quindi è un tema a noi molto caro. Un elemento che volevo sottolineare è comunque la sinergia tra amministrazioni. Noi in questo periodo anche di pandemia abbiamo valorizzato tantissimo la connessione diciamo tra amministrazioni virtuose che in qualche modo erano riuscite a sviluppare negli anni un sistema e delle piattaforme che al proprio interno abilitavano e hanno abilitato anche questo network, questa condivisione, quindi questo è fondamentale. Poi volevo fare un passaggio proprio per rispondere alla domanda che ci hai fatto, Stefano, sul discorso della valorizzazione dei dati. Allora, noi negli ultimi anni abbiamo sistematizzato le nostre informazioni. Noi abbiamo circa 200 fonti amministrative e abbiamo poi a queste aggiunto tutta una serie di dati che provengono da indagini e censimenti. Le abbiamo organizzate e sistematizzate con un approccio, devo dire, che ci sta restituendo grande valore in una serie di registri tematici, quindi registri che in qualche modo trattano di tematismi specifici. Quindi questa organizzazione che ha impegnato tutto l'istituto, partendo appunto dal nostro settore metodologico, ma quello tematico e quello tecnologico, insomma, sono stati tutti coinvolti in questa grande riorganizzazione. In questo momento ci stiamo concentrando sempre con un lavoro di squadra, un lavoro che vede coinvolti tutti nel dare valore a questa grande riorganizzazione. Siamo partiti ormai qualche mese con il progetto RAF, Register Based Analytics Framework, che in qualche modo si pone l'obiettivo di valorizzare i dati che sono all'interno e di restituirli alla comunità, comunità che può essere il pubblico, il privato, l'organizzazione di categoria, quindi a tutti i livelli e a tutti anche non solo livelli di tematismo, ma anche a livelli di fruizione, quindi dalla persona più esperta nell'analisi del dato alla persona meno esperta che quindi deve essere guidata nell'uso di questa informazione. Come istituto ci poniamo appunto questo come obiettivo, quello di cercare di avvicinarci ai nostri stakeholder per restituire informazioni diciamo aggiornate, informazioni che fanno riferimento a dati che noi abbiamo comunque in qualche modo qualificato e valutato e quindi scremato e quindi in qualche modo sono dati di qualità, restituirli nei formati appunto fruibili da tutti i nostri interlocutori. È un progetto importante, è un progetto sul quale ci sono anche tematiche legate alla privacy, no? Perché comunque bisogna tener conto anche di queste informazioni e quindi da qui parte anche una grande sinergia con il garante della privacy che appunto vediamo come partner in questo tipo di operazioni e anche altre operazioni su cui stiamo lavorando. È importante anche la grande valorizzazione delle competenze. Noi come istituto abbiamo sempre lavorato valorizzando le competenze interne, abbiamo pochissimo ricorso al mercato in tutti i settori, anche in quello informatico che si presterebbe per sua natura anche un po' di più. Noi abbiamo una struttura importante diciamo interna all'istituto che continuamente valorizziamo e teniamo al passo diciamo con le ultime tecnologie, proprio perché crediamo che il contributo di piattaforme di soluzioni innovative può dare un valore e può essere abilitante per creare dei nuovi servizi e nuovi dati. Per esempio nell'ambito del SISTAN, ne cito uno, ma insomma c'è una sinergia importante anche con SAS, quindi è un lavoro che stiamo facendo con Mirella da qualche tempo e anche lì ci sono degli interlocutori del sistema del SISTAN, appunto del sistema statistico nazionale, con i quali stiamo cercando di fare proprio questo lavoro, questo avvicinamento all'uso dei dati, dando
non solo strumenti, ma dando anche, cercando di dare anche a loro, e su questo spingeremo di più, abbiamo fatto, ma si potrà fare sicuramente di più, dando un supporto anche di competenza, cioè nella capacità di poter analizzare il dato e tirare fuori valore da questo dato. Questo, diciamo, è uno degli elementi su cui Istat chiaramente vuole giocare un ruolo, perché pensiamo di poterlo giocare come appunto centro di competenza da questo punto di vista. Chiaramente con INPS e con INAIL noi abbiamo dei rapporti molto molto consolidati anche da un punto di vista delle infrastrutture e delle piattaforme. Siamo, diciamo, molto collegati anche nelle scelte di tipo tecnologico, quindi stiamo cercando di creare comunque un asse che può crescere e può dare valore anche nel creare un soggetto che abbia quel volume anche, no? E quella capacità di poter creare anche efficienza nelle sinergie tra pubbliche amministrazioni. Quindi il tema piattaforme e dati secondo me ci porta poi a questo tipo di conclusione, la conclusione che si può fare partendo dalle nostre esperienze, che ho sentito appunto sia Stefano che Vincenzo, anche loro hanno delle competenze importanti, no? come sappiamo, al loro interno, quindi mettendo insieme queste competenze si può veramente creare un qualcosa di innovativo per il sistema paese, con una partecipazione a valore. Io parlo sempre di una partecipazione a valore e una collaborazione a valore del mercato, per questo, no, nell'organizzare questo incontro con il collega, con Stefano, abbiamo pensato di inserire Mirella, che può dare questo tipo di contributo, no? Cioè un esempio di collaborazione a valore con il mercato, ce ne sono tantissimi, però insomma abbiamo pensato di valorizzarlo, anche perché sennò era troppo dispersiva la sessione. Grazie Stefano. Grazie Massimo, infatti ti ringrazio per questo, perché per noi è molto importante, soprattutto in questi momenti, dare proprio la nostra, a parte la piattaforma tecnologica che dicevamo, però proprio mettere a disposizione anche le competenze e le capacità che abbiamo per rendere fruibile maggiormente questi dati. Quello che dicevi, tra l'altro, è ancora più importante, cioè cercare delle piattaforme flessibili che permettano di renderle fruibili non soltanto alle grosse organizzazioni, ma pensiamo anche a organizzazioni più piccole come le amministrazioni locali, quindi la possibilità di lavorare anche in una maniera molto più diversificata. Questo è uno dei temi. L'altro tema è avere comunque delle piattaforme, qui riprendo il discorso che faceva prima il dottor Caridi, delle piattaforme che comunque siano in grado di governare i dati e che quindi possano rompere questi silos, quindi mettere in condivisione i dati, ma sempre sotto un governo, non dico centralizzato, un governo però del dato, sia del dato che di tutto quello che emerge dagli algoritmi, perché è molto importante poi governare anche i modelli che avete sottostanti. Questo è un altro punto che ci vede a fianco a voi in questo momento. L'altra cosa che io riprendo, che tengo moltissimo, al discorso delle competenze. Siamo qua proprio al Festival della Statistica, come Paese Italia stiamo spingendo molto per creare le competenze e spingere i nostri giovani anche verso discipline STEM. Nel senso che noi stiamo lavorando anche a livello di università, istituti, per poter lavorare con loro e mettere a disposizione e spingere le competenze in questi ambiti, nell'ambito statistico, nell'ambito matematico, nell'ambito dello STEM. Quello che abbiamo visto, e qui il dottor Tomasini ha dato un esempio molto, molto rilevante, che quello che funziona molto anche all'interno delle aziende per quello che viene definito oggi upskilling, mi piace chiamarlo upskilling, quindi la formazione continua all'interno delle aziende per poter portare innovazione e tecnologia e poter spingere verso la trasformazione digitale, è la creazione di questi gruppi misti, quindi creare gruppi di varie expertise, dall'IT al business alla statistica, metterli insieme e creare questi gruppi molto agile, come si dice oggi, per poter poi dare risultati evidenti e di valore a tutti, creando quella che abbiamo definito prima la customer experience. Questo era un po' il tema che volevo lasciare e alla fine. Ok, allora ringrazio tutti, siamo stati nei tempi un po', insomma, in modo un po' ampio, diciamo, volevo proprio in modo molto sintetico, innanzitutto ringraziare tutti i relatori, ma fondamentalmente provare a fare quattro flash di conclusioni. Quindi abbiamo capito
che appunto abbiamo bisogno di, diciamo, piattaforme, ma di piattaforme intelligenti, che quindi in qualche modo sappiano governare i dati, quindi non solo, diciamo, estrarre i dati, ma anche governarli e organizzarli bene. Abbiamo capito che è un processo essenzialmente tecnologico, ma non solo tecnologico, in quanto l'aspetto organizzativo è un aspetto rilevante, si cambia il business model, quindi in qualche modo, diciamo, l'effetto è comunque dirompente, in qualche modo dobbiamo cercare nuovi equilibri e nuovi modelli organizzativi che siano più efficaci per assecondare questo processo. Abbiamo capito che più dati non significa più conoscenza, abbiamo capito che molte, diciamo, che gli skill analitici presenti in questo paese sono molto diversi, e quindi non solo bisogna essere, diciamo, avvicinare nella raccolta dati, diciamo, le nostre esigenze a quelle del singolo cittadino, rendendo gli aspetti burocratici più trasparenti in un nuovo modo di raccogliere i dati, ma anche un nuovo modo di diffondere i dati che tiene conto delle capacità analitiche, quindi prodotti differenziati, piattaforme flessibili che diano risposte chiare a seconda delle capacità, quindi nessuna, diciamo, forma di, diciamo, elite, diciamo, legata ai numeri e chi ha capacità analitica, ma l'Istat lavora per il paese, le altre istituzioni lavorano per il paese, no, e nessuno verrà lasciato indietro. Quindi attenzione appunto a avvicinarsi in modo radicale, in modo reale, specialmente alle amministrazioni locali e ai cittadini, che sono quelli in questo contesto i più disorientati, no? C'è un disorientamento forte, e fondamentalmente Covid è stata un'esperienza per tutti significativa. Non penso che, insomma, io mi ricordo Chernobyl quando ero ragazzino, ma adesso mi ricorderò anche di Covid, che è qualcosa ci deve lasciare di positivo. E sicuramente l'accelerazione, il cambiamento, ma soprattutto la collaborazione. Il vero messaggio di questa sezione è: non si possono fare le cose da soli, cioè se un'amministrazione pubblica, privata, prova a affrontare questa sfida in solitudine, la probabilità di fallimento è molto elevata, vanno trovate le sinergie, vanno trovate le collaborazioni. Altro tema interessantissimo è quello delle competenze, cross fertilization. Ecco, questo io lo lascio, quindi passo questa palla agli altri relatori e agli altri moderatori di questo festival, perché so che a seguire ci sono molte sezioni dedicate alla scuola del futuro, la formazione e le competenze del futuro. Vi ringrazio, è stato molto bello per me. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie a voi.